A Giulianova, finalmente, dopo numerosi appelli, sembrerebbe essere arrivata la notizia tanto attesa da Romolo Marinelli e la sua compagna, che presto verranno accolti in un albergo del comune costiero. L'uomo e la donna, lui 65 anni e lei 50, da ben 10 mesi erano costretti a vivere all'interno di una roulotte, una situazione che, specie con l'arrivo dell'inverno e a pochi passi dal mare, era diventata assolutamente invivibile. Una vicenda su cui il comitato di quartiere Annunziata e l'ex assessore all'edilizia popolare Cristina Canzanese da tempo stavano lottando per trovare una soluzione per i due concittadini. Il tempo che mi preparo, poi mi daranno informazioni, dicono dove devo andare e andremo in albergo. Ci vorrà sempre un paio di giorni, penso. Come si fa a vivere con questa temperatura all'interno di una roulotte? Ci arrangiamo, mettiamo qualche cappotto in più, qualche maglia in più, e c'è una stufetta a gas. L'accendo mezz'ora, un'ora, in modo che si stempera un po' l'ambiente, e poi la spengo perché ho paura che può succedere qualcosa. Di notte fanno un freddo cane. Siete riusciti ad andare avanti in questi mesi grazie all'aiuto delle persone che vi sono state vicine? Sì, sì. Le amici a Teramo e di Giulianova, che mi portano qualcosa da mangiare, e in più mi hanno regalato il materasso nuovo, un cellulare perché non ce l'ho, io ho quello che è vecchio. Niente, poi loro ogni tanto mi chiamano e si organizzano per cosa che mi portano. Per esempio oggi mi ha portato il giornale e due pastarelle per fare colazione. E mi hanno regalato queste cose, fornelletto, la stufa, tutto. Se no non passavo manco una giornata qua. Noi del quartiere ci saremmo aspettati che questa cosa qua sarebbe avvenuta un po' prima, almeno anche prima di Natale. Una mobilitazione da parte dei cittadini, del comitato, di tutti insomma, a poter dare una mano a questi signori. Finalmente possiamo dire che alla fine dell'anno, almeno per la fine dell'anno e l'anno nuovo, questi signori sono stati messi, dovrebbero essere messi in albergo o perlomeno ospitati in una casa migliore di dove sono adesso, e di questo noi ne siamo contenti. E grazie anche, devo dire ad onore del vero, grazie anche all'ex assessore Cristina Canzanese, che ha fatto di tutto per far sì che questa coppia vada a finire in una struttura degna delle loro persone.